Allora, cominciamo, caro Fabio, con il nostro Presidente di Commissione della Regione Lombardia. Benvenuto Emanuele Monti. Allora, questa legge è la legge 23 del 2020, è stata approvata lo scorso dicembre dal Consiglio regionale. Chi l'ha voluta questa legge? Da cosa è nata? Perché è nata? E quali sono i punti più importanti? Guarda, è nata innanzitutto dall'ascolto, dall'ascolto delle famiglie, dall'ascolto delle esigenze, dei bisogni, oltre 50.000 persone prese in carico in Regione Lombardia sul tema delle dipendenze. E ascoltando, la cosa che io ho percepito fin dal primo momento è stato il bisogno forte, fortissimo delle famiglie, delle persone, degli stakeholder, cioè di chi eroga poi questo servizio nel nostro territorio, sia il pubblico che il privato, di fare un passo avanti. La Lombardia è già un'eccellenza, anche sul tema delle dipendenze, della presa in carico dei servizi sanitari, nel pubblico e nel privato, è un po' da dove è nato il modello delle comunità che oggi conosciamo bene, che portano un grandissimo lavoro, un grandissimo prestigio alla Regione Lombardia. Però si può fare di più. Questo è un'assenza dello Stato, perché lo Stato è rimasto assente davanti alle dipendenze. Un po' per volontà politica, un po' per scelte Presidente, cosa tecniche. dice questa legge? Qualcosa di pratico, così. Allora, qui noi parliamo innanzitutto ai minori, perché partiamo da un contesto dove minori e adulti sono trattati nello stesso modo. Questo è un errore. E noi dobbiamo invece intervenire sui minori con un aggancio precoce, entrare nelle scuole a parlare Perché di il tema è che ci sono dipendenze. minori che cadono nella dipendenza molto spesso, Si questo è il tema. parte da lì, Fabio, questo è un tema cruciale, perché pensate, l'accesso ai servizi, il primo accesso, ha una media in Lombardia di 5 anni, quasi di 7 in Italia. Capite che abbiamo Cioè, davanti da già un paziente quando cominci a cronico. drogarti o quando cominci a giocare slot machine o altro, a che chiedi aiuto passano 5-7 anni. 5 anni in Lombardia, 7 anni in Italia. Ecco, su questo noi ci siamo concentrati. Bisogna arrivare prima che di fronte abbiamo un paziente cronico, cioè non abbiamo una cronicizzazione della patologia, ma interveniamo prima, facciamo prevenzione. Cioè, mi perdoni, io supponiamo che io fossi una mamma con un figlio tossicodipendente e mi volessi far aiutare dalla Regione Lombardia. Cosa dovrei fare e come mi dovrei muovere? Allora, oggi noi abbiamo già un sistema molto efficace, sia ambulatoriale che poi residenziale. Sistema dei SERD pubblici, un servizio molto ben, diciamo, impostato nella nostra regione e anche privato accreditato, perché il modello, duale pubblico e privato funziona anche sui servizi sociosanitario. Quindi è il primo sportello, il primo mondo al quale chiedere aiuto e avvicinarsi. Su questo però noi vogliamo entrare nei contesti sociali, entrare nelle scuole, entrare nei luoghi, per esempio, dello spaccio, essere presenti lì dove le persone ci sono, dove chi inizia a diventare dipendente. Qui stiamo parlando di droghe, ma non è solo questo. La legge è anche molto moderna perché introduce tutte le dipendenze, anche quelle, per esempio, dei videogiochi, che sono dipendenze più attuali, ma che abbiamo visto hanno portato anche tanti suicidi, tanti gravi fatti che abbiamo letto nella cronaca. Allora,